Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a configurare il MikroTik con OpenVPN, che non è niente di complicato sinceramente, ma un utente ha avuto un piccolo problema nella configurazione appunto dell'OpenVPN. Quindi sono andato, quindi io l'ho aiutato a risolvere il problema, però chiaramente sono andato a ricercare le varie informazioni e mi sono accorto di una cosa, come spesso accade nei tutorial, che ti fanno vedere che funziona, ma ci sono alcuni passaggi che non te li fanno vedere. Quindi te lo fai, segui step by step, poi arrivi che premi connetti e non ti funziona. Quindi mi sono detto, facciamo un video per aiutare quegli utenti che hanno lo stesso problema di quest'altro ragazzo, e così che magari può essere d'aiuto. Cosa abbiamo qui? Vediamo un po'. Niente di particolare. Internet, il router MikroTik e un computer. Andiamo a prendere il computer. Sposta qui. Proviamo a fare un ping verso Google. Come vedi, comunque c'era già il ping perché avevo già provato. E vedi che funziona. Quindi niente di particolare. Negli step, nei prossimi minuti, andremo a configurare i certificati, andremo a configurare il DHCP, perché in questo caso non è configurato questo MikroTik, perché è appena acceso, così che gli utenti della VPN riceveranno automaticamente l'indirizzo IP. Andremo poi a configurare OpenVPN, che io sulla macchina virtuale di Windows 10 già ho il client, però la parte più importante non è scaricare il client, ma è la configurazione dei file di OpenVPN, che li vedremo e vi farò vedere una cosa. L'obiettivo per questo video, sia chiaro, ma è uguale anche per è uguale anche per le altre opzioni, sarà di potersi collegare con la mia macchina VPN qui. Dammi il monitor così puoi vedere. Sarà collegare questa macchina virtuale Windows 10 con il client OpenVPN, passare qui da internet. Questo è il mio indirizzo IP pubblico, chiaramente è solo per scopo dimostrativo perché non è proprio il mio indirizzo IP pubblico, quello di internet. Quindi entrare nel MikroTik, collegarsi con l'OpenVPN e poi passando dal MikroTik si raggiungerà questo computer. Questo computer specifico, questo indirizzo IP. Se poi tu vuoi condividere tutta la network, in questo caso 10.0, quella sarà la tua scelta in base alle tue esigenze. Insomma, io in questo caso qui condividerò, darò solo l'accesso a quella macchina lì, però per il resto poi, come lo fai per una macchina, lo puoi fare per tutto il network. Quello non è un problema. Quindi andiamo a vedere come si fa. Andiamo a configurare i certificati, che l'operazione in sé per sé è abbastanza semplice. Clicchiamo su System, Certificates, qui sul più, diamogli un nome, in questo caso CA, Common Name CA. Gli altri campi non sono obbligatori da impostare, se vuoi li fai, altrimenti no. Poi selezioni questo, che è il quarto, CRL Sign, e Cert Sign. Fai applica, sign. Qui devi specificare l'indirizzo IP pubblico, che nel mio caso è 0.184. Chiaramente l'IP pubblico non è questo, tu avrai il tuo di indirizzi IP pubblici, cioè intendo dire uno vero. Poi quando ha fatto, done, close e ok. Poi andiamo a configurare il server, quindi sempre più, general, server, copia, common name, incolla, key. Selezioni il primo, il secondo e l'ultimo. Semplice. Fai apply, sign, certificato server, CA, e il resto rimane tutto vuoto.
Job done, close and close. Siamo quasi arrivati. L'ultimo certificato è il client. Client, common name, copia. Qui selezioni solo TLS, client. Apply, sign ancora, client CA e start. Fatto. Faccio fare caso qui a una cosa. Vedi qui c'è scritto CA, trusted yes, no e no. Ecco, server, cliccandoci due volte su general, devi selezionare trusted. Ok e ok. E fino a qui tutto è fatto. Ora vanno esportati. Ora, per maggiore sicurezza, possiamo creare il file client key, però per farglielo generare dobbiamo mettere una password, che poi peraltro sarà la password che useremo per collegarsi. Quindi, CA, clic col tasto destro, fai esporta. Esporta. Client, fai tasto destro, esporta. Password, in questo caso io gli do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, perché deve essere minimo 8 caratteri. Esporta. Server, esporta. Quando abbiamo esportato tutto, ci dovremmo trovare una situazione del genere. File, eccoli qui. Il CA, il client, key, ovviamente, e il server. A noi ci servono solo questi. Allora, a questo punto, fammi un attimo, perché non posso trasferire file direttamente dal MikroTik alla mia macchina virtuale, quindi io prendo questi e li esporto in questa cartellina qui sul mio desktop, poi vado qui sulla mia macchina virtuale e lì aspetta, fammi creare una nuova cartella. One. E li vado a spostare in questa cartella qui. Perfetto. Questi ora ci serviranno per OpenVPN. Invece devo dire una cosa. È cambiato l'indirizzo IP. 2523 è possibile? 254. Ops. Eccolo qua. Prima era 10, era 10.10, poi dopo il DHCP mi ha cambiato l'IP. Ok, comunque, vedi che funziona. Ora, te molto probabilmente hai visto queste due regole, ma del firewall, ma non sono necessarie. Vediamo un attimo, controlliamo, ma infatti non sono necessarie perché sei dentro la rete interna e quindi non hai regole di routing o accessi particolari da dargli. Quindi tecnicamente non deve abilitare niente dal firewall. Quindi, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che ci siamo collegati in OpenVPN, quindi siamo collegati qui e da qui arriviamo qui, a questa macchina. Poi, riusciamo a pingare la macchina, riusciamo ad andare su Google, perché se faccio ping Google, su internet, ma comunque. Proviamo. Open. Per esempio, mio IP. Chiaramente, mio IP, questo è quello mio reale. Team.it. Vediamo se ce lo apre. Quindi, vabbè, è questione di secondi, ora ce lo aprirà. Qui ora è un po' lento. Io lo so perché è un po' lento. Un altro sito un po' più veloce. E qui vedi c'è il traffico, ma come mai ci mette così tanto? Fammi provare con Chrome, non vorrei che fosse il mio browser. Google.com.
Ed ecco Google. Proviamo un attimo un altro sito, per esempio, ma team.it, il sito della team solitamente ha un sacco di plugin. Ora, tieni presente che qui è tutto su una macchina virtuale, quindi tram, RAM, eccetera, eccetera. Vero è che io ho tanta RAM, però se andiamo a controllare quanta RAM prende questo laboratorio, ci rendiamo subito conto che si prende praticamente 20 giga di RAM, quindi insomma è sempre abbastanza pesante. E che ovviamente influisce sulle prestazioni di rete in generale. Comunque sia, questi sono dettagli tecnici che al momento non ci interessano. Quindi, come vedi, funziona. Attenzione, nel profilo qui che io ti lascerò, te troverai questo, vedi? Redirect Gateway DF1. Questo è importante perché se non c'è questo, non vai su internet. Quindi è importante che ci sia. Perché senza di questo potrai pingare la macchina interna, ma non potrai pingare anche il DNS di Google, per esempio, ma non ti risolve il DNS. Quindi se te fai ping google.com, vedrai che non vedrai niente. Ah, scusate il gioco di parole. Detto questo, io ti ringrazio per aver guardato il video fino a qui. Se ti è stato utile, lascia un mi piace. Se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale, oppure condividi il video e magari altri utenti potranno iscriversi al canale e aiutarmi a far crescere il mio canale. Grazie e al prossimo.